Si è aperto ufficialmente lo scorso 30 agosto con la tradizionale consegna dei riconoscimenti alle società sportive che si sono distinte nell'ultimo anno, la 37esima edizione del Palio delle Quadre di Chiari. Densissimo il programma di appuntamenti anche per quest'anno, che è culminato ieri sera, 2 settembre, con l'attesissimo concerto a ingresso gratuito in piazza Zanardelli di Annalisa. Nei giorni scorsi anche le esibizioni del corpo bandieristico Pedersoli e degli sbandieratori e musici di Zeveto. Di scena anche mini torneo di calcetto, gara internazionale di salto con l'assa e tennis in piazza. Ai nostri microfoni parla il sindaco di Chiari, Massimo Vizzardi. È il 37esimo palio, quindi è una manifestazione adulta. Quest'anno, oltre a una serie di eventi nelle quattro contrade di Villatico, Zeveto, Marenga e Cortezzano, abbiamo deciso di fare un momento di cultura importante, che è appunto il concerto di Annalisa, un artista giovane, un artista determinata, un artista che ha passione, e quindi la nostra città deve e può respirare appunto questi sentimenti. Quindi un fantastico concerto per la nostra città. 37 anni che esiste, 37 anni grazie a quattro quadre, a volontari che ci mettono davvero il cuore e che ogni anno vi propongono eventi nuovi alla città. Insieme abbiamo fatto anche questo stasera.